Bentornati ragazzi per questo terzo episodio della carriera Chairman con il Monza. Andate a vedervi le carriere precedenti, specialmente la presentazione, per capire che tipo di carriera è e per vedere le novità come l'allenatore e il mercato. Frattempo poi andremo comunque a fare un resoconto. Intanto c'è la partita con il Vicenza, che anche questa possiamo evitare di andarci a vedere. Eventualmente ci andiamo a vedere la partita con lo Spezia, forse un po' più interessante. Qui ci sono due richieste di prestito per Leonardo Dos Reis, però ce lo danno come elemento della rosa. Io sinceramente, se deve andare da un'altra parte a non giocare, meglio che si alleni con noi. Facciamo tornare il nostro quinto allenatore per andare a vedere la partita. Vediamo se era prevista che si andasse a vedere. No, adesso sì. Infatti, parte avevamo detto di non andarla a vedere, quindi niente. Scherzavo, ragazzi. Rimandiamolo in vacanza. Vediamo l'amichevole com'è andata. 0-0. Non bene, Joachim, eh? Non bene. Sempre 21 tiri, comunque buono, un buon possesso palla. Solo 9 tiri in porta però. Davanti giocava sempre Petagna. Luca Bacchio e Tete molto bene. Hanno giocato molto bene i ragazzi, però. Siamo mangiati molti gol, speriamo arrivi poi un po' più di concretezza. Tanto presentazione di Arroui, questa volta ce la saltiamo, eh? Tanto abbiamo notato, le domande sono sempre le solite. Intanto eccolo qua, quello che ci interessava. Malang Sarr finalmente arriva, costo totale 4 milioni e mezzo, stipendio di 1 milione, per il momento però la spesa è solo di 1 milione e 100, quindi ottimo, ottimo acquisto in difesa per il Monza. Qualche altro osservatore interessante.
Beccalossi non lo voglio per principio. Questo non mi sembra un grande fisioterapista. E andiamo avanti. Andiamo a vedere, a fare la presentazione invece di Saro. Ogni squadra di successo ha un forte pilastro difensivo. Credo che Sar come difensore possa aprire quel ruolo. Assolutamente sì. Questo trasferimento può aiutare l'Aghe a esprimersi finalmente tutto il potenziale di cui si è espresso. Si è sempre parlato riguardo la sua carriera. Credo davvero che questo trasferimento lo aiuterà a finalmente a esprimere il suo potenziale. Black Sar ha compiuto quello che molti potrebbero definire un passo indietro per unirsi a Monza. Crede che troverà facile avere successo qui? Credo che dica molto di più riguardo al progetto che stiamo costruendo. Direi proprio di sì. Che effetto ha sui progetti a lungo termine l'acquisto di Lag? Vorremmo aggiungere calciatori di qualità come lui a questa ruota per avere migliori possibilità di successo di ogni fronte. Direi di sì. Come credi che abbia spinto maggiormente Manassar a firmare? Ovviamente il progetto. Vediamo un po' se c'è. Abbiamo un buon rapporto e credo che lui abbia riconosciuto quanto possa essere importante la sua carriera venire qui. L'ho ammirato da lontano per tanto tempo e per me questa è un'opportunità che ho dato a lui. No, questo qua. Beh, una bella chiacchieratina. Ah, questo era il famoso fisioterapista che non ci ispirava molto. E Tellan fortunato intanto qualche giorno. Marco Senardo si è allenato bene, speriamo gli dia una possibilità, Joachim Löw, io lo preferirei. A Petagna. Però vedremo Joachim Löw cosa vuole. Qui sarebbe un altro difensore che sarebbe vicino a venire, però noi dobbiamo aspettare che arrivi anche Amiri e poi eventualmente vediamo, però questo qui se adesso andiamo a rimandare un'altra volta lo perdiamo. È una bella domanda, non mi ispira molto sinceramente, sono sincero, poi ha già 24 anni, annulliamo. Allora, rientriamo intanto. Vediamo se è presente nel vedere la partita. Sì, ok, perfetto. Quindi andiamo a vederci la nostra creazione per ora. Sperando nel vedere Marcos e Leonardo in campo. Eccoci qua, vediamo un po'. La formazione che ha deciso lo Spezia è un 3-5-2 con Strelec, Ciasi davanti, Zdorowski, Burabia e Kdal. Vediamo il nostro, non c'è nessuno alla Spezia. 4-3-3, finalmente Marco Stenardo dentro, Bondo, Pessina, Rovella, non c'è il centrocampo titolare, così come non gioca Luque Bacchio, ma gioca Tete. Quindi, vediamo un po'. In difesa non ho fatto caso se gioca subito Sarro o no. No, gioca Carboni, Bettella. Sorrentino non porta, non gioca nemmeno Cragno. Vediamo un po' di turnover. Vediamo un po', caro Sagusto, spinge bene. Cross per Tete, di testa, andiamo in vantaggio dopo 7 minuti. Ottimo il cross di Carlos Augusto, grande inserimento dall'esterno verso il dischetto di rigore di Tete, che anticipa di testa l'avversario. Grandissimo Dedè, 4 milioni per il momento sembra che ne valga, 4 milioni non spesi, 4 milioni di ingaggio, è arrivata gratis a zero dallo Shakhtar Donetsk. Ancora Tete, ottimo recupero palla, Pessina, nostro capitano, va al tiro fuori, ottimo recupero palla alto. Birindelli, palla lunga verso Marco Sanz, anticipato Bondo, il ragazzo, palla per Rovella, larga bene per Birindelli ancora, sempre Rovella, Pessina, la gira, traversa, sulla respinta Caprari,
ma in fuorigioco. Una buona mezz'ora per i nostri uomini, nonostante manchino Sar. Non abbiamo il portiere titolare, comunque Caprari, Bondo, manchi Luke Bacchio. Ottima palla per Marcos e Leonardo. Va il tiro fuori! Primo tentativo dopo 35 minuti di Marcos e Leonardo. Finisce il primo tempo. 1-0 per noi. Anche qui tanti tiri, ben 10, ma solo 2 in porta. Ottima partita del bimbo, Mondo, bravissimo. Bettella, palla ancora per Bondo, Rovella, Colpani, appena entrato al posto di Pessina, Pirindelli, scambia bene con Tete, dentro per Marcos Leonardo, Mian chiude, andiamo subito al pressing però, Colpani, Marcos Leonardo, bella palla per Caprari, va sul fondo, grande recupero, palla alto, grande gol poi di Caprari, la posizione quasi impossibile, bella questa volta la sponda di Marcos Leonardo. Rivediamo il pressing alto di Colpani su Zurkowski, palla per Leonardo, Leonardo allarga benissimo per Caprari, da lì trova un angolo quasi impossibile, 2-0 per noi. Carboni, ottima chiusura, Carlos Augusto, lungo per Leonardo, bravissimo stop e gestione della palla, ancora Bondo, Leonardo, Colpani, Tete dentro per Marcos e Leonardo, stop e tiro, grande golasso del nostro bomberino Marcos e Leonardo. Grande palla di Tete. Tre a zero per noi, su tre tiri in porta, però per il resto comunque abbiamo giocato bene, eh. Nicolaus prova lo Spezia, che dà Zurkowski. Ancora Zurkowski, allarga per Sala. Dentro per Verde, scarta Sorrentino, e insacca a porta vuota. Al 61esimo, gol dello Spezia. 3-1 per noi. Comunque al primo tiro in porta. Non bene l'uscita di Sorrentino. Birindelli, dentro per Marcos Leonardo ancora. Rovella, Tete. Cross, Sala chiude però, non è finita, Carlos Augusto, Caprari, scambia ancora due, va il tiro poi Carlos Augusto, Zot, mette in calcio d'angolo. Caprari dalla bandierina, sul secondo palo per Marcos Leonardo, lunga per tutti, va fuori. Minuto 70, ancora non ha fatto altri cambi, Klopp, scusate, Love. Ecco adesso, entra Pablo Mari, Carboni va sulla sinistra. Quindi due soli cambi per ora, Pablo Mari e Colpani. Cipot va sul fondo, si ferma dietro per Irstov. Ancora Sala, soluzione palo per Agudelo, di testa Sorrentino, la para. Ciro Carlos Augusto, posto di Pablo Mari. Ancora Rovella di testa, mette ancora un calcio d'angolo, minuto 82. Forse un po' di stanchezza, non ha fatto molti cambi. Love, ovviamente vuole far mettere minuti nelle gambe. Sala, dietro ancora per Ekdal, Irstov. Ottima palla per Sala. Tra l'altro molto bene Sala all'avversario. L'avversario, terzino dello Spezia in campo. Vedete, Bettel e Birindelli sono arrivati, così come Rovella, Caprari e Tete. Non cambia Love, ma vinciamo 3-1, fino al 3-0 un'ottima prestazione, poi dopo una gestione. Quindi una buona partita. Bene così, intanto vedete adesso arriva Miri, che nella scorsa episodio abbiamo confermato lui al posto di Yulman. Eccolo qua, confermato l'ingaggio, quindi inseriamolo nella rosa del ritiro, Amiri e Sar e Arruri. Ecco forse perché no,
non erano presenti in campo. Poi questo, vabbè, possiamo confermare così e andiamo avanti. Quindi adesso a livello di trasferimenti noi si sarebbe a posto per le trattative che avevamo. Sì. Quindi adesso dobbiamo solo aspettare eventualmente qualche occasione per andare a puntellare un po' nella rosa, ma comunque come titolari diciamo che ci siamo. Tanto l'Atletico Madrid assume Antonio Conte come allenatore. Quindi direi un buon centrocampo comunque, formato da Colpani, Rovella, Pessina e Amiri. Però non ho voglia di presentarlo, sinceramente. Qui gente che ci chiede di andare a allenare come lo Spezia, non ci interessa, questo è solo per vedere le nostre partite. Intanto, altri osservatori, veramente pessimo questo qua, questo faro, via. Andiamo ancora a migliorare lo staff, sono proprio felice del miglioramento. Poi Boadu ce lo darebbero come ottimo attaccante, ma lo sapevamo, è che al momento economicamente non siamo messi bene, ma insomma, abbiamo speso molto, ceduto molto e speso molto, quindi bene così. Colpani è fortunato, intanto una settimanetta. Andiamo a rivedere la nostra rosa completa. Abbiamo in porta Cragno e il nostro giovane Sorrentino. Che ci teniamo, difensori sono Bettella, Pablo Mari, Carboni e Malag Sarr, l'ex Chelsea. A destra abbiamo Birindelli, a sinistra Carlos Augusto, quindi ci potrebbe mancare un terzino destro e un terzino sinistro. Poi a centrocampo Arrori, Pessina, Colpani, Rovella, davanti e Amiri, davanti abbiamo Tete, Bondo anche può giocare a centrocampo, Luque Bacchio, Leonardo, Caprari e Petagna. Quindi se volessimo proprio andare a completare la nostra rosa, ovviamente con prestiti, dobbiamo andare a cercare qualche terzino. Andiamo un po'. Nuno Tavares addirittura sarebbe interessato dall'Arsenal. Ma immagino che vogliano diversi soldi. Attenzione, ce lo darebbero addirittura in prestito gratuito e solo il 30% di ingaggio. Questo sarebbe interessantissimo. Va benissimo così. Felicissimi di Nuno Tavares a queste condizioni. Cambiaso, anche lui sarebbe interessante perché sa fare sia destra che sinistra. Non so la Juventus a che condizioni ce lo darebbe, ma questo Caborecchi, se lo ricordo, abbiamo avuto un prestito nella carriera con il Palermo. Abbiamo cambiato con che condizioni ce lo darebbero in prestito. Vedi, vogliono soldi. Noi no, noi vogliamo andare per prestiti gratuiti. Terracciano, che abbiamo trattato, ma poi alla fine proviamo a vedere i nostri affiliati, se ci aiutano. Con Pembele. Bene, ci hanno aiutato. Quindi stiamo rischiando con zero crediti, con zero soldi di acquistare in prestito, ovviamente, due ottimi terzini. Chissà se ci danno un prestito anche lui a gratis, come si dice. Questo non ce lo danno a gratis, vedi. E lui? Lui ce lo danno a gratis, tutto fa ragazzi, gente a gratis ben venga. Poi non è male, eh. Ausni ragazzi, secondo me, cioè, voci dicono che viene forte anche nella realtà, eh. Quindi se vi capita anche in Football Manager di poterlo acquistare, fate pure.
Zaire Emery, vabbè, lui super conosciuto, vogliono 60 milioni e non lo danno nemmeno in prestito. Quindi non male sarebbe per il momento. Questi ovviamente sono gente che non danno assolutamente in prestito. Mauro Icardi, quanto mi piacerebbe averlo in prestito? Sarebbe un prestito gratuito che non accetteranno mai. Infatti, vabbè, a parte gli scherzi e le burle, quei due terzini. Sia Nuno Tavares praticamente quasi a gratis e Pembele dal Paris Saint-Germain a gratis fanno più che comodo come Ansovi. Sì, no, si riprende all'infortunio. Bene. Da questo amico del Palermo, ovviamente non guardiamo, eh. Già all'ultimo secondo il Palermo. Qui prestazione, insomma, a parte il possesso palla 72%, pareggiato su autorete, tra l'altro, ancora un gol Tete. Poi ha giocato a Rouri, qui al posto di Pessina, Sar titolare. Tanto Asnoi arriva. Perfetto. Pablo Mari, Rory, Caprari non si sono allenati al top. Proseguiamo. A proposito, che ho visto che la prossima partita nostra potrebbe essere con la Feralpi Salò, andiamo a capitale a Brescia o Feralpi Salò. Volevo far vedere appunto la Serie B, come si diceva all'inizio di questa carriera, alle squadre precise che sono veramente passate in Serie B, a differenza di altri database di questo genere, con i risultati aggiornati alla realtà. Per esempio, vedete Catanzaro, Feralpi Salò, Lecco e Reggiana. Siamo Brescia Feralpi Salò, intanto possiamo scoprire il nostro primo avversario in Coppa Italia. Dodici agosto, siamo già arrivati, ragazzi, tre puntate, quindi buono. Di solito il mercato è sempre un po' più lungo. Invece affrontiamo il Brescia, quindi Monza Brescia. Monza Brescia lo diamo fra 7 giorni, quindi ci arriveremo. Bene, quindi proseguiamo, si avvicina all'esordio ufficiale di Love sulla panchina e nostro sulla scrivania, diciamo. Noi siamo già operativi perché è stato un ottimo mercato il nostro, ragazzi. Almeno secondo me, poi fatemi sapere anche voi che ne pensate, ma giuste cessioni a dei buon prezzi. E ottimi acquisti, direi, per essere il Monza, ovviamente per il budget che abbiamo cercato di investire un po' per il futuro, prendere gente comunque poi da poter fare le plusvalenze. Abbiamo giocato sui bonus, abbiamo
in modo che in caso di cessioni prima, cosa molto probabile per una piccola realtà come la nostra, e non andremo a pagare, quindi è buono. Intanto un osservatore al posto di un altro osservatore, vediamo la situazione di gente abbastanza scarsa come questa. Abbiamo trovato una situazione a livello di staff e più che altro di ricerca imbarazzante a Monza. E tanto questo è un bel colpo, ragazzi, è Nuno Tavares, abbiamo visto l'offerta prima, zero rate mensili, un 30% di percentuale di ingaggio, quindi solamente 500.000 euro per Nuno Tavares. Questo è un buon terzino a sinistra, che insieme a Carlos Augusto fanno una bella coppia. Sulla destra c'è Birindelli che abbiamo e aspettiamo la conferma dell'altro che avevamo fatto l'offerta. Vediamo infatti subito a Carlos Augusto di parlarci, così si mettono d'accordo. Poi inseriamo nella rosa, ah no, del ritiro non c'è più. Questa teoricamente dalle responsabilità la farebbe Love, però per sicurezza. Poi quote per il premio del miglior giovane, vediamo Højlund, Zaleski, Miretti, Ricci, Okoli, Doig, quindi noi non abbiamo. Ma secondo me abbiamo invece dei buoni giovani. Tanto il Bayern Monaco ha acquistato Grifo, l'italiano dal Friburgo. Proseguiamo. 4 giorni all'esordio, raga. Chissà se Love è qui. Non andiamo nemmeno a fare la conferenza stampa, tanto il calciatore in prestito. Eccolo qua, Timothy Pembele, nostri amici del Paris Saint-Germain, che ricordiamo in questa carriera abbiamo lo stesso presidente, come succede per il Paris Saint-Germain e il Manchester City. Zero rata mensile e zero stipendio per il terzino destro Pembele, che insieme a Birindelli vanno a sistemare le nostre fasce. Quindi adesso, ragazzi, la nostra rosa sarebbe praticamente al completo. Andiamo poi a rivederla. Tanto facciamo parlare Colpani. Allora, ingressi dalla biglietteria, siamo al 6° posto, 875.000 euro, molto poco. Vediamo calciatori a cui riscade il contratto. Giovani, nemmeno tra l'altro interessanti. Quindi, lasciamo scadere. Anche qui rifiutiamo, tanto è un calciatore in prestito, quindi c'è poco da dire. Bonus da decidere, al massimo possiamo andare a normali, quindi andiamo a normali. Quindi per farvi vedere la rosa, diciamo, definitiva. Cragno e Sorrentino portieri. Poi Bettella come difensori centrali, Pablo Mari, Carboni e Malang Sarr, titolo definitivo dal Chelsea. Sulla destra abbiamo Birindelli e Pembele, sulla sinistra Carlos Augusto e Nuno Tavares, a centrocampo abbiamo Arrui, che praticamente è nostro, in prestito con obbligo di riscatto al prossimo anno, per pochi spiccioli se non sbaglio. Vediamo se lo troviamo, dopo 30 partite tra l'altro, quindi ci sta che nemmeno le giochi, 1.300.000, quindi ci sta che nemmeno le faccia giocare 30 partite, non sono poche. 30 partite per una squadra che fa solo una competizione. Pessina riscattato, Colpani, Rovella acquistato a titolo definitivo dalla Juventus con pochi soldi iniziali, poi molte rate bonus. Tete arrivato svincolato a zero dallo Shakhtar Donetsk. Amiri arrivato con una grande operazione di 4 milioni totali fra fisso e bonus e rate, però la cosa buona è che noi paghiamo solo 1,5 milioni di ingaggio, perché l'altro 1,5 milioni lo paga il Leverkusen. Poi abbiamo il giovane Bondo, Luke Bacchio, acquistato anche lui per poco, circa 6 milioni,
4 milioni subito, poi un po' di rate. Caprari riscattato in autonomia dal gioco, poi questo è un giovane Leonardo che avevamo, Marcos Leonardo acquistato da noi, è stato il nostro colpo, secondo me, davanti, e poi Petagna, anche lui acquistato in automatico dal gioco, io non avrei mai riscattato. E poi un altro arrivato in prestito praticamente totalmente gratuito, 18enne, Ousni dal Paris Saint-Germain. Per quanto riguarda trasferimenti che vi dicevo, abbiamo acquistato per 44 milioni, ceduto per 16 e una quindicina, 20 milioni, l'avevamo, se vi ricordate, a inizio budget. Poi un po' abbiamo giocato con gli ingaggi, eccetera. Abbiamo risparmiato molto di ingaggi con le cessioni, quindi abbiamo guadagnato un po' sul monte ingaggi, potendolo trasferire sul budget trasferimenti. Abbiamo ceduto Danny Mota, Machic, Di Gregorio, se n'è andato a zero, Diouf, Pedro Pereira, Sampirisi e Churria. E gli acquisti li avete visti. Quindi al momento, eccetto qualche colpo gobbo, chiamiamolo così, verso fine mercato, noi siamo a posto. Quindi possiamo prepararci per la prima partita di Coppa Italia. Sfido qualunque altro dirigente di una piccola squadra avere la rosa al completo a disposizione per l'allenatore già al 16 d'agosto, quindi già alla prima partita, per una piccola realtà ovviamente. Vicario sarebbe più che interessante, ma per il momento non ce lo possiamo permettere, ma mettiamolo comunque nella lista dei selezionati. Noi siamo arrivati anche a livello di finanze. Abbiamo 1 milione. Quindi adesso, Love, tutto in mano a te. Tanto il Milan vorrebbe Pellegrini della Juventus, 9 milioni e 2 chiesti. Poi Monta alle Dodio un panchina, no, ovviamente sarebbe Lobo alle Dodio un panchina. Allora, possiamo assumere un altro, una lista di reclutamento, tutto fa per portare buoni regen da noi, poi andiamo a migliorare ancora gli osservatori, tanto che sono sicuramente meglio dei nostri, anche perché ci vuole veramente poco. Love vuole avere il pallino del gioco contro il Brescia. Bravo Love, bravo, così mi piaci. Non sono allenati bene Caprari, Pablo Mari e Carlos Augusto. Sono allenati bene Leonardo Birindelli e Malang Sarr. Bene. Abbiamo già partito col Brescia. Io ragazzi direi di fare una cosa. Allora, intanto a lui bisogna andare a fargli vedere la partita per vedere la nostra squadra in azione, perché il Brescia non era prevista, infatti vedi partita al Brescia. Ok, quindi siamo alla partita oltretutto, quindi esordio per il nostro Joachim Löw in panchina. Quindi noi iniziamo già ad andare in vacanza, ritorniamo il giorno dopo, non spuntiamo niente a livello di tattica e formazione e tanto ce l'andiamo a vedere con il nostro altro allenatore.
Eccoci qua, l'esordio a Monza, non c'è il pubblico delle grandi occasioni, ovviamente una partita di Coppa Italia, primo turno con il Brescia, neoretrocesso in Serie C, però vediamo come ci schieriamo in campo. Mari, Bettella, Pembele, Tavares, Cragno, Rovella, Miri, Pessina, Tetè, Caprari, Marcos e Leonardo. Quindi non c'è né Luke Bacchio e né Mlaghi Saro. Stessa formazione 4-3-3 anche per il Brescia. Partiamo. Tavares e Pembele titolari. Bettella gli sta dando, almeno in questo precampionato, gli sta dando molta fiducia a Lob. Fa piacere perché per me è un buon difensore. Anche se comunque Sar, visto che è definitivo, sarebbe il caso di giocarsi. Vediamo poi nelle partite di campionato. Così come Luke Bacchio al posto di Caprari, però insomma va bene così. Per ora a livello di formazione va bene così. Il nostro centrocampo è ottimo, con Amiri, Pessina e Rovella. Ecco, ci proviamo. Prima azione della partita, minuto 22. Tavares per Rovella. Ottima palla per Tavares. Chiude Galazzi, ma proviamo subito palla alti. Tetè, dentro per Caprari. Va il tiro al volo, Caprari. 1-0 per noi al minuto 23. Grande palla di Tetè. L'abbiamo già vista nell'amichevole con lo Spezia. Questa sua capacità. Intanto ottimo alto Bettella. Pessina per Tetè. Questa sua capacità di questi palloni a rientrare sul secondo palo. Una 0 per noi quindi al minuto 26. Caprari su assist di Tetè. Punizione per il Brescia, ci prova di testa Adorni e insacca. Un ottimo stacco di testa messo all'angolino. Insacca all'esordio, al minuto 40, rivediamo Galazzi, buona palla sul secondo palo. Adorni anticipa Pablo Mari di testa, Cragno un po' così e così. Quindi pareggia subito il Brescia, 1-1. Finisce il primo tempo, 1-1. Questa azione un po' così e così, eh? Per i nostri, bella l'azione del gol, ma per il resto poi. Il regista avanzato ha schierato Tetè. Minuto 63, ancora 1-1 e non vediamo niente. Proviamo a mettere un po' di sintesi estesa, cerchiamo di capire un po' come gioca la nostra squadra. Mi metto un minuto 73, non si vede niente. Tanto è entrato Birindelli e Carlos Augusto, quindi ha cambiato gli esterni, anche Colpani e Arruri, quindi ha cambiato anche due centrocampisti. Davanti è entrato Luke Bacchio di punta. Prova ancora il Brescia, sempre su punizione. Bisoli. Andiamo al pressing alto, Arruri recupera un buon pallone, 1 contro 1, ma è solo però. Rientra il Brescia, poi serve Carlos Augusto. Pablo Mari. Dietro per Cragno. Bettella, Birindelli. Ancora Arruri, Tetè. Bene per Birindelli, scambia ancora i due. Birindelli. Lungo scambio tra i due, alla fine si va sul fondo con Tetè. Cross a rimorchio per Colpani. Una bellissima azione, il tiro di Colpani non è stato ottimo però. Minuto 85, 1-1. Angolo per noi, sul secondo palo Rovella, anticipato a Rorì, Caprari poi rientra. Sul destro va il tiro, ribattuto, Tetè, Pablo Mari ci prova, ribattuto ancora una volta. Ancora Bettella, po' di testa, ancora Lezzerini, para. Ancora Birindelli, cross per Luke Bacchio, anticipato, non è finita, Carlos Augusto. Al limite per Rovella, Arrori,
Ci provo da fuori, ancora le zerini. Tiro facile. Un po' meglio verso il finale di partita, ma comunque prestazione da rivedere. Punizione, Caprari sul secondo palo. Al limite per Arori che ci riprova, ribattuto. Ultima azione, finita la partita da 20 secondi. Brescia perde tutto il tempo possibile in queste rimesse laterale, con un uomo meno addirittura al Brescia per un infortunio di Lobaico. Ma la partita è finita quasi un minuto, siamo venuti per battere questa rimessa laterale. Yallob dentro Pablo Mari, prolunga di testa per Cragno. E sarà la fine, vedrai, di questa partita. Pablo Mari comunque, proviamo l'ultima azione, ma finisce qui. 1-1 si va a supplementari contro il Brescia. Non un ottimo esordio, almeno a livello di risultato. Poi qualche bella azione comunque l'abbiamo vista. Tanto è uscito Bettella, autore di una bella partita secondo me. È entrato Sar. Arori, Tete. Sbaglia Tete questa volta, ma Luca Bacchio recupera un ottimo pallone. Va sul fondo, va il tiro poi. Deviato, calcio d'angolo. È stato un po' egoista qui Luca Bacchio. Caprari dalla bandierina, sul secondo palo, Adorni rinvia. Tete, per Carlos Augusto, fermato da Adrian. Poi non parte il contropiede del Brescia. Ancora Pablo Mari, Arori. Tete, dentro per Colpani, Adorni chiude ma non è finita, Caprari. Salta benissimo Galazzi, poi ritorna Galazzi, ma Caprari va da Rovella, Arori. Caprari, prova a girarla, ancora Lezzerini. Il gioco c'è, ma siamo poco incisivi, perché 18 tiri, solo 8 in porta. Finisce il primo tempo, 1-1. Rovella prova subito il lancio lungo verso Luca Bacchio. La palla imprendibile per chiunque. Si avvicina allo spettro dei calci di rigore per noi. Un minuto calci di rigore. Siamo già ai tempi di recupero, quindi andremo a calci di rigore. Va Niem Elier per il Brescia contro Cragno. Non ci arriva Cragno, avantuito. Rigore ben battuto dal calciatore del Brescia. Adesso va Tete per noi. Non sbaglia, con qualche paura, ma non sbaglia. Adesso Viviani per le rondinelle. Spiazzato Cragno, bellissimo rigore di Viviani. Luca Bacchio. Con il mancino. Spiazza benissimo, grande rigore, con grande freddezza. Adesso va Iallo contro Cragno. Questa volta ci arriva Cragno, è partito prima, rigore battuto malissimo da Yallov. Rovella, vediamo se definiamo il vantaggio su questi calci di rigore. E spiazza benissimo Lezzerini, siamo in vantaggio, 3-2. Adrian, sempre contro Cragno. Ancora Cragno si ripete, finta di buttarsi, Adrian la tira centrale, torna Cragno. Rigore decisivo, va Caprari. Tra l'altro un rigorista, abbiamo due match point. Caprari dal dischetto. Spiazza Lezzerini, grande palla all'incrocio. Passiamo il turno di Coppa Italia. E calci di rigore contro il Brescia. Prestazione da rivedere, Joachim. Comunque, bene così. Se qui che conta il risultato, bene così per ora. Sì, calcio d'agosto, quel che conta il risultato. Quindi te,
te ne puoi tornare in vacanza. Eccoci qua. Allora, osservatore, questo non ci interessa, vinciamo la Coppa Italia. Vediamo chi ci tocca, il Venezia, prossima partita. Squadra di Serie B. Caprari ha segnato al debutto, ok, Tete ha giocato bene, facciamo i complimenti. Lob è felice dell'esordio di Tete. Sì, dell'esordio di Tete, anche io. Più che altro il primo tempo. Comunque, proseguiamo. Io sarei anche quasi per andare in vacanza fino all'esordio contro il Napoli in casa. L'esordio subito difficile per noi. Allora, abbonamenti siamo a 5.800. Le previsioni iniziali, se ve le ho date, erano 5.000, quindi abbiamo 800 abbonamenti in più. Quindi, più che buono. Rapporto sul Napoli 4-3-3. Come sapevamo, ma saranno problemi di Love, non nostri. Noi una squadra buona gliel'abbiamo messa a disposizione, adesso starà a lui. Questa ti ho detto, vai via. Allora, capitano Pessina dice lasciamo Pablo Mari. Poi Gittiere, vabbè, in prestito non ci interessa, tanto si spera poi tutte ne vada, definitivo. Allora, qui vi volevo io, per vedere questo cambio di osservatori. Mi finalmente arriviamo degli osservatori decenti, adesso ce ne possiamo andare comunque in vacanza. Fino all'esordio col Napoli, che decreterà la fine di questo terzo episodio. Ok, eccoci quindi al giorno della partita. Spagnol per Lovric, eravamo quasi tentati anche noi poi. Poi, Lob nutre buone aspettative su Tete. Punta molto su Tete. Allora.
quindi Petagna non si è allenato bene, nonostante si avvicini la partita dell'ex. Questa, se non sbaglio, noi l'avevamo già messa come dire, ovviamente non è che ci metteremo a guardare tutte le partite, ragazzi, alcune guardiamo le più belle, le più importanti, per esempio l'esordio almeno con il Napoli, non le prime partite le guardiamo. Napoli campione d'Italia, che vi ricordo che qui siamo alla seconda stagione con risultati reali della scorsa stagione, sia con promozioni e retrocessioni. In più partiamo dall'anno dopo, cioè non come molti database dove sono aggiornati sì, ma partiamo dall'anno 2020-2023. Qui siamo veramente nel 2023-2024. Allora, andiamocene in vacanza noi. E lasciamo tutto in mano al grande nostro mister Joachim Löw. Vediamo se c'è un po' più pubblico questa partita con il Napoli, in teoria se avesse un po' più pubblico della partita col Brescia, anche se sicuramente la prestazione col Brescia non ha invogliato la gente a venire. Eccoci qua, insomma c'è abbastanza gente, curva del Napoli piena, comunque anche le nostre tribune gradinate non sono male. Vediamo, Mari, Bettella, Cragno, Pembele, Tavares, Sevella, Miri, Pessina, Tete, Caprari, Marcos e Leonardo, quindi conferma la formazione iniziale della partita col Brescia, quindi niente Luke Bacchio e niente Sarra. Quindi prime indicazioni sono che Luke Bacchio, lui lo vede, Lobo lo vede come attaccante e non come esterno. Come esterno vede più Caprari. Quindi partiamo. Subito nostra prima azione. Pembele prova sulla destra, ferma poi serve Tete. Pessina sbaglia il passaggio per Pembele, Mario Rui chiude, riparte il Napoli. Lobotka, Lozano. Prova il Napoli a venire avanti, Di Lorenzo. Ancora Lozano, ottimo lo scambio fra i due. Cross per Rosinen, di testa, palla sulla traversa, subito dopo 40 secondi, subito traversa per il Napoli. Quindi svanisce così la formazione per il Napoli che colpisce il palo. Adesso ci proviamo noi, Nuno Tavares, Rovella. Si addormenta con il pallone, Osimhen glielo toglie, ma Nuno Tavares recupera, ma poi a sua volta si riaddormenta. Ancora Nuno Tavares però recupera su Lozano. Marcos e Leonardo, chiuso dallo Botka, Zrinski. Bella palla per Kvaratskhelia, attenzione Kvaratskhelia davanti a Cragno, lo scarta e per fortuna poi il tiro è debole, Cragno riesce a rientrare in porta e a pionare il pallone. Partita a colpi, per il momento a colpi di Gia Gempresse, di recupero del pallone immediato e alto. Minuto 10, ancora 0-0 e una traversa per il Napoli dopo 40 secondi.
Cagliari in vantaggio a Milano con l'Inter addirittura. Sampirisi, nostro ex. Minuto 30, ancora 0-0 per ora, non ci lamentiamo. Finisce il primo tempo, 0-0. Abbiamo visto poco, ma insomma, va bene così. Nessun cambio nel secondo tempo per ora. Per le due squadre, nemmeno per il nostro Love. L'Inter intanto l'ha ribaltata col Cagliari, doppietta di Dzeko. Due ammoniti per noi, Nuno Tavares e Caprari. La nostra catena di sinistra ammonita. Minuto 70, ancora 0-0, premo un'azione noi adesso. Bettella, Pembele, Pessina, ecco Tete, va per Rovella, Amiri, Marcos e Leonardo, larga per Caprari, Amiri per Nuno Tavares, bella prestazione. Nuno Tavares spinge e serve Caprari, 1-2. Ma sul fondo Nuno Tavares si ferma, serve Caprari, Caprari ancora per Amiri, Rovella, Rovella va al tiro, grande parata di Meret. Siamo andati vicino al gol al minuto 71, ragazzi, contro il Napoli. Bella azione, bravo Love. Bravi ragazzi, Amiri della bandierina, Osimhen rinvia, ancora Amiri, Pembele, Tete, Paolo Mari, svanisce l'azione, più contento così, guarda, perché si perdeva il pallone e spendeva un brutto contropiede. Tanto cambi per il Napoli, dentro Demme e Olivera, una Jesus, Elmas e un altro, anche noi, dentro Sar, Carlos Augusto Birindelli, quindi cambia tre quarti della difesa, Zielinski. Secondo palo, Osimhen prolunga per Jesus, non è finita, Zerbin, Carlos Augusto recupera palla, serve subito Tete, può essere un buon contropiede, ma rientra con veloce il Napoli, Birindelli, Rovella, Amiri, larga per Tete, molto bene, la ripartenza, ancora Amiri, Amiri per Carlos Augusto, si accentra, serve Birindelli, va a tiro fuori di poco, bella nostra ripartenza, nel suo tempo siamo andati più vicino noi al gol che loro, quasi finita ragazzi, 30 secondi. Ottimo esordio di Magico Monta come dirigente, di Love come mister, perché 0-0, ma Napoli si è fatta pericolosa solo nell'occasione della traversa di Osimhen dopo 40 secondi, poi nel secondo tempo siamo andati vicinissimi nei due tiri che abbiamo fatto. Infatti, dimostrazione, Meret, migliore in campo, 7,5, grande parata su Rovella, 58% di possesso palla, ottimo esordio contro il Napoli, nonostante abbiamo pareggiato, si è visto un bel gioco e netti miglioramenti della partita contro il Brescia, che comunque a calci di rigore abbiamo vinto in Coppa Italia. Quindi ragazzi, per questo terzo episodio io direi di fermarci qui, abbiamo concluso praticamente il nostro mercato, eccetto di qualche colpo di scena negli ultimi giorni, qualche occasione regalata, e abbiamo esordito passando il turno in Coppa Italia, e esordito anche in campionato, un ottimo 0-0 in casa con il Napoli, campione d'Italia. Bene così. Bravo Joachim Löw. Roma ha perso l'esordio con la Juventus, ma ci può stare. Noi siamo a metà classifica per il momento, appare anche con il Milan che ha pareggiato la sua partita di esordio contro il Sassuolo a Sassuolo. Quindi ragazzi, io salvo, vi ringrazio per la visione di questo terzo episodio e vi do appuntamento al quarto. Ciao ragazzi, un abbraccio.